Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Un saluto a tutti e tanti auguri di buon anno da Don Andrea Buffoli. Iniziamo l'anno civile guardando a Maria in questi giorni delle feste di Natale. Oggi si compie il giorno di Natale, concludiamo l'ottava del Natale, gli 8 giorni in cui siamo chiamati a contemplare l'unico mistero della nascita del Salvatore, guardando a Maria, Madre di Dio. Oggi la Chiesa ci pone questa immagine, colei che è madre, che genera il Figlio di Dio e che genera alla fede anche ciascuno di noi. Senza dimenticare che oggi, 1° gennaio, da sempre la Chiesa chiede di pregare per la pace. Oggi è la giornata mondiale della pace. Il Papa quest'anno ci ha consegnato un messaggio che invito, per quanto possibile, a poter leggere: nessuno si salva da solo, ripartire dopo la pandemia per costruire insieme la pace. Ecco, nessuno si salva da solo, sembra uno slogan, ma è una cosa molto vera, cioè ripartire da uno spirito comunitario. Quanti in questo nuovo anno 2023 possiamo e dobbiamo impegnarci per essere comunità, che costruisce nuovi ponti di solidarietà, che costruisce insieme la propria vita e la propria fede, che si adopera per la pace. Questa stessa comunità Gesù Bambino già la riscopre, perché tanti personaggi vanno alla grotta a contemplare il bambino. Proprio il Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Luca, ci racconta dei pastori che andarono in fretta, senza indugio, camminano e desiderano camminare verso la grotta. E dopo averlo visto, dice l'Evangelista, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. C'è un incontro con Gesù, che è bambino, c'è un incontro con Maria e Giuseppe e c'è il desiderio di raccontarsi, cioè quello che loro hanno visto, la gloria che li ha circondati, non possono più tenerla per loro stessi, ma devono annunciarla, raccontarla. Tutti coloro che vanno alla grotta a contemplare il bambino di Betlemme guardano, credono e poi annunciano. Il guardare, il porsi in ascolto del mistero, il contemplare con lo stupore degli occhi e dello sguardo diventa poi motivo di annuncio. Tutti noi siamo chiamati a vivere così, come in questi giorni di Natale, contemplare il bambino che trasfigura il nostro volto e lo richiama allo stupore, e poi questa contemplazione, questo sguardo è chiamato ad essere un annuncio nuovo. Da contemplatori siamo chiamati a diventare testimoni. E in questo, insieme ai pastori, c'è Maria, che stupita contemplava tutte queste cose e le meditava nel proprio cuore. Maria, che stupita e grata, resta in ascolto della parola e resta in ascolto di quello che il Signore gli dona. Questo ascolto però non è un ascolto fine a se stesso, ma diventa meditazione, diventa rielaborazione nel cuore e nella propria mente. E da qui poi Maria diventerà testimone, diventerà annunciatrice. Fin dall'inizio del Vangelo Maria è madre perché? Perché si pone in ascolto della parola. Il primo annuncio è proprio l'ascolto. Noi siamo sempre immaginati di dover proiettare la parola di Dio in avanti
essere subito annunciatori, essere subito coloro che testimoniano, ma la prima forma di annuncio è l'ascolto interiore, far sì che la parola di Dio ascoltata possa entrare dentro di noi, possa plasmare il nostro cuore e possa poi farci annunciatori ancor più credibili. Chiediamolo come proposito per quest'anno, la parola di Dio ascoltata germini dentro di noi, possa creare dei semi di bene che poi diventano occasione di cammino, di testimonianza e di annuncio. I pastori se ne andarono, glorificando e lodando Dio. I pastori ringraziano il Signore perché li ha resi partecipi di questo mistero così grande. Diamoci la possibilità, al termine di questo anno e all'inizio di un nuovo anno, di ringraziare il Signore e di affidare a Lui quello che sarà il nostro cammino. Quando furono compiuti gli 8 giorni, ecco, con insistenza la liturgia ci parla di un tempo compiuto. La nascita sembra semplicemente un inizio, invece la liturgia ci dice che è un tempo compiuto. Il tempo compiuto è l'oggi. L'oggi della nostra vita è la pienezza del tempo, come dice l'Apostolo Paolo, è il compimento del tempo. Questo chiede a noi una responsabilità grande, vivere questo tempo come il tempo più pieno, più autentico, più bello che la storia e la vita ci danno di vivere. Così sarà un nuovo anno, così sarà un anno autentico. Preghiamo per noi, affidiamo al Signore quest'anno, preghiamo per il grande dono della pace. Buon anno! E arrivederci a domani.